Domani alle 20:30 il posticipo tra Pescara e Perugia allo stadio Adriatico Cornacchia. Questa mattina ha parlato in conferenza stampa il tecnico Silvio Baldini. Qualche problema per Accursio Bentivegna. L'esterno offensivo biancazzurro ha una fastidiosa contrattura al costato, verrà valutato in preallarme Ferraris. Stanno molto bene invece Brosco e Pellacani, che risponderanno presenti, e tornerà dal primo minuto Edoardo Vergani. Per il resto solo conferme rispetto all'11 che ha battuto la Pianese. Il tecnico Silvio Baldini ha espresso dei concetti molto forti in conferenza stampa, soprattutto nei confronti del Perugia. È stato allenatore degli Umbri per 3 settimane, ha detto testualmente: mi scuso con società e tifosi per quelle 3 settimane, non con i giocatori, alcuni dei quali sono stati molto superficiali. Ma con le immagini di Mario Giacchetta andiamo ad ascoltare i passaggi chiave della conferenza stampa di Silvio Baldini. Come è andata questa settimana, visto che negli ultimi appuntamenti ha sempre tranquillizzato tutti dicendo che aveva visto delle belle settimane? Se ci può dire la formazione, come stanno Brosco e Pellacani? Grazie. Sì, i ragazzi stanno benissimo, abbiamo fatto un test per vedere, un test, lo facciamo sempre prima, durante la settimana, e quindi il nostro test a fine allenamento è un 400, un 200, un 100, e tutte le volte devono battere il record, no? Abbassare il tempo, e non è, quando lo fanno poi lo fanno con i recuperi incompleti, e quindi i recuperi incompleti vuol dire che dopo un 400, dopo 45 secondi ripartono per fare un 200 e dopo 30 secondi ripartono per fare un 100. Quindi questo è il test, un test a lattacito molto importante. E questo test ogni volta lo migliorano, no? E quindi quando migliorano questi parametri vuol dire che la salute c'è, vuol dire che tutti si impegnano, vuol dire che il lavoro che stanno facendo lo stanno facendo con voglia. Perché quando fai questo tipo di test, se ci sono dei problemi non puoi migliorare se non c'è il lavoro e non c'è soprattutto la testa. Quindi cosa gli devo dire? Devo dire che sono dei ragazzi fantastici, che sono dei ragazzi che hanno creato un gruppo importante, e soprattutto, come ho già detto altre volte, bisogna ringraziare Zeman, perché se questi ragazzi riescono a fare questi carichi di lavoro con questa grande intensità è perché loro hanno avuto in questi anni un allenatore, ma più che un allenatore hanno avuto un maestro che, oltre a inculcargli la cultura del lavoro, gli ha inculcato soprattutto la capacità di allenarsi con dei principi importanti. E quindi, come ti ripeto, io ho avuto la fortuna di venire in un posto fantastico, ma fortuna di aver avuto alle mie spalle un maestro come Zeman, che mi ha dato la possibilità di allenare dei ragazzi che sono meravigliosi. In qualsiasi tipo di lavoro che tu gli proponi, loro non gli fa paura a niente. Quindi questa è la lettura. Poi i ragazzi hanno recuperato tutti, l'unico che ha avuto un contrattempo ieri è stato Bentivegna, ma ha avuto un problema al costato, senza aver nessun contrasto. Mentre andava a fare un cross ha sentito una fitta al costato e aveva una contrattura addominale, e quindi ha interrotto anzitempo l'allenamento, e vediamo oggi come sta. Guarda, sono stato 3 settimane e sono stato 3 settimane anche lì in un posto che tutti gli allenatori desiderano, perché anche il Perugia è una società che c'è una storia, è una società che sta in Serie A, è una favola bellissima. Quelle di Soglier, Vannini, stesso Castagnier, che li ha portati giocando un campionato senza mai perdere in Serie A. Quindi sono quei posti che dove uno va spera di far bene. Io ho fatto 3 settimane, ho fatto male, e devo fare solamente una cosa: chiedere scusa ai tifosi, chiedere scusa alla società. Non chiedo scusa ai giocatori, perché una parte di loro era composta da persone superficiali, che poi quando io mi sono dimesso, che me ne sono andato, la partita dopo loro hanno vinto a Reggio Calabria e molti di loro esultavano prendendomi in giro, perché era una banda di superficiali che non conosceva
tante regole, ma però metto il punto, non voglio andare avanti perché non mi devo giustificare, devo solo chiedere scusa. Io penso ora al Pescara, io parlo chiaro, non sto a fare giri di parole, non ho rivalsa, non sono uno che porta rancore. Rispetto a Palena e rispetto a quella prima conferenza, che se non ricordo male era prima di Pescara Pineto, la Coppa Italia, le aveva detto vedo tante incertezze, oggi si parla con tutt'altri toni. Qual è stata la chiave? Al di là del passaggio dal 4-2-3-1 al 4-3-3, di questa grande crescita esponenziale che c'è stata, e cosa può dare in più dal punto di vista tecnico il rientro di Vergani? Grazie. Dal punto di vista proprio dalla realtà, quel cambio di modulo non è stato solo un cambio di modulo da un punto di vista tattico, ma è stato anche un cambio di modulo che nella testa dei giocatori ha creato una grande fiducia, ha creato grande autostima. Quindi non è tanto il cambio del modulo quanto la consapevolezza che loro in quella maniera sarebbero stati più utili, sarebbero stati più bravi. Quindi questo è stato fondamentale. E Vergani, le partite che ha giocato sia a Terni che con la Torres, ha dimostrato un cuore grandissimo, un giocatore straordinario. Gli è mancato il gol, speriamo che con quelle prestazioni, siccome gioca all'attacco, riesca anche a far gol, perché sarebbe il massimo, dai, sarebbe la gratificazione per lui e per tutti noi.